Fa ben sperare la visita di questa mattina del direttore generale dell'ASL di Salerno Antonio Giordano presso il presidio ospedaliero della città di Agropoli. Il direttore ha visitato l'intera struttura per verificare se esistono le condizioni per l'apertura a breve del pronto soccorso. Siamo qua per valutare se esistono le condizioni a breve per la riapertura del pronto soccorso 24 ore su 24 e per la degenza di 20 letti di medicina, così come previsto nel piano ospedaliero regionale e nell'atto aziendale. Credo che le condizioni strutturali ci siano tutte, probabilmente c'è bisogno di qualche piccolissimo intervento, ma banale, perché la normativa nel frattempo è cambiata e comunque si tratta di un ripristino, ma insomma si tratta di piccole cose. Stiamo valutando se ci sono le condizioni operative, nel senso di come reperire il personale, come reperire qualche attrezzatura, che purtroppo l'ospedale di Agropoli è privo di ogni forma di attrezzatura, in quanto sono state utilizzate evidentemente al momento della chiusura in altri presidi della ASL, però alla fine pure questo è un bene, le prenderemo ex novo e quindi di conseguenza metteremo sia letti che attrezzature di ultimissima generazione all'interno della struttura. Possiamo dare già magari, non so, una scadenza, una data per quando è possibile rivedere aperto il pronto soccorso? Quello che posso garantire è che lo faremo e che speriamo di farlo per l'estate, in maniera da riuscire a far fronte a quella che è la problematica più grossa, non perché i cittadini residenti non abbiano diritti, ci mancherebbe altro, ma perché in estate tutti quanti sappiamo che la popolazione nelle nostre zone aumenta in maniera considerevole e quindi di conseguenza è un ulteriore servizio che viene offerto anche alla città e agli operatori che vengono, alle persone che vengono a villeggiare nella città e nei comuni limitrofi. Speriamo di farcela, stiamo proprio qui per vedere gli spazi, gli ambienti e per costruire insieme un percorso procedurale, purtroppo per la parte più difficile, che è quella del personale, ma che comunque confidiamo di poter reperire in senso provvisorio attraverso dei meccanismi interni, ma poi chiederemo ovviamente alla Regione la deroga necessaria per poter ripristinare un servizio che non c'è negli organici dell'ASL.